leggeri, emozione palpabile, e non potrebbe essere altrimenti. Secondo scudetto consecutivo, bellissimo, compiacente. Stupendo, ragazzi, stupendo, perché in questa cornice favolosa non so quanti spettatori c'erano, ma veramente una cosa spettacolare. E la cosa bella è che questa squadra veramente ha un cuore immenso, e quest'anno ha un altro sapore, non so spiegarvi il perché, non so spiegarvi per come, però ha un altro sapore. Siamo rimaste sempre una squadra umile, una squadra che è andata in palestra sempre con la voglia di migliorarsi, di non mollare mai, perché le difficoltà ci sono state, siamo usciti fuori dalla Final Four giocando una pallavolo bruttissima, eppure oggi siamo qui a festeggiare il terzo trofeo di questa stagione. Una tua prova personale questa sera davvero importante, a muro la grinta di una ragazzina, lo diciamo sempre, sei un evergreen. Non lo so, è che io ho cuore, ragazzi, ho passione e provo a dare tutto quello che ho, perché amo giocare a pallavolo. Una dedica a tutte le persone che amo. Grazie. Kira Michael, uno spettacolo bellissimo questa sera, vi ha dato la carica ma non a sufficienza per superare Piacenza. È stata comunque un bel traguardo la finale per voi. Sì, loro erano purtroppo troppo forza per noi stasera e non abbiamo riuscito a fare qualcosa, ma era peccato, ma secondo me potremmo fatto più, ma la prossima. La tua stagione in Italia ti ha visto crescere molto, immagino che tu sia contenta dell'anno che hai trascorso qui. Sono contenta che io ho avuto l'opportunità a giocare, ma non sono soddisfatta ancora. Complimenti per aver imparato l'italiano così velocemente, ti aspettiamo l'anno prossimo. Grazie. Federica Valeriano ancora una volta con la medaglia al collo, non si finisce più di vincere qui a Piacenza. Sì, abbiamo fatto un'annata spettacolare e abbiamo lavorato sodo, ma i risultati vengono, il lavoro paga, io l'ho sempre sostenuto. Dalla prima all'ultima abbiamo tutto per la squadra, ragazze, staff, società, e quindi era inevitabile che arrivassimo a un traguardo così importante per due volte di fila. Che sapore ha per te questo scudetto che è arrivato dopo una stagione intera lavorata e sudata con questa maglia? Beh, è stato bello l'anno scorso perché sono arrivata per caso, è stato ancora più bello quest'anno perché me lo sono goduto dal primo all'ultimo minuto. Una dedica per questa vittoria? La dedico assolutamente alla mia famiglia, e che non è mai mancata una partita, soltanto nelle trasferte più lontane, ma sono sempre stati vicino a me e al mio fidanzato. Ti ha emozionato giocare in questo palazzetto che tu conosci bene? Sì, mi ha emozionato molto l'Inno d'Italia, avevo un magone dentro incredibile, ma perché sentirlo cantare da tutti quanti per una volta ad essere tutti uniti è meraviglioso. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Stefania Sansonna, tutta rosa, ti mancava questo colore di capelli ed è arrivato nel giorno migliore. Sì, devo dire, adesso sono una pink dalla testa ai piedi, sono felicissima. Uno scudetto che avete faticato ovviamente, anche se l'avete condotto dall'inizio alla fine, ma solo voi sapete quanta fatica vi è costata. Sì, perché vincere uno scudetto la prima volta è sicuramente sensazionale, ma rivincere a distanza di un anno davvero ti dà quella carica in più, quella sicurezza. Siamo felicissime perché siamo sempre state una squadra molto molto umile, abbiamo pensato soltanto a giocare a pallavolo. Che cosa ti ha dato questo anno per te stessa, per la tua carriera, per il tuo essere pallavolista? Ma non si può dire in poche parole, perché dovrei pensare, dovrei spiegarti tutti i dolori che ho, tutto il male che ho, mi fa male tutto, però quando la passione va oltre e spinge il cuore, tu riesci a fare di tutto, niente è impossibile. La dedica l'abbiamo vista appena adesso, le foto che hai scattato con la tua famiglia. La dedica, le persone che amo erano qui stasera, mia madre, mio padre, mio fratello, e quindi è per loro. Grazie. Grazie a te. Lisvanecche,
uno scudetto che ti cuci sulla maglia, la tua soddisfazione, la tua contentezza, raccontacela. Sì, sono molto contento che abbiamo vinto questo scudetto. Secondo me abbiamo dimostrato di essere la squadra più forte di quest'anno. Abbiamo fatto veramente un bel playoff e sono veramente contenta che possiamo portare lo scudetto a casa. C'erano tante aspettative su di te in un ruolo molto difficile, il tuo, l'opposto, che deve sempre essere al massimo, fare molti punti. Che cosa ti ha regalato questo anno per la tua carriera da pallavolista e come ti senti cresciuta? Sì, ma secondo me quest'anno il mio ruolo non era fare tanti punti, perché comunque anche le due bande, Bosetti e Florcimen, sono fortissime nell'attacco. Ho imparato tanto di Gianni, di Caprara, che mi ha imparato tanto in difesa, a muro, e secondo me era importante anche questo. Una dedica per questa vittoria? Eh? Una dedica, chi pensi di dedicare? Mia famiglia, basta. Ok, va benissimo, buoni festeggiamenti. Grazie.